Il Movimento 5 Stelle, l'ACU, l'Associazione Consumatori Utenti, questa mattina davanti a Palazzo di Città per difendere i diritti dei cittadini che si sono visti recapitare un conto da pagare in seguito a una revoca che riguarda le cosiddette concessioni perpetue. Morire a pescare è un lusso che va pagato a rate, incalza Erika Alessandrini. Noi oggi torniamo su questa vicenda che il Movimento 5 Stelle aveva denunciato già oltre 2 mesi fa, quando più di 620 famiglie erano state colpite appunto da questo provvedimento con il quale si revocavano le concessioni cimiteriali per le quali fossero trascorsi almeno 50 anni, nonostante concessioni già pagate anticipatamente, in alcuni casi per 99 anni. Questo in nome di una emergenza cimiteriale, soprattutto all'interno del cimitero appunto di Colle Madonna. Una normativa nazionale consente di liberare i loculi in caso di necessità, ma il punto dei 5 Stelle del Comitato è da riferire alle scelte del Comune di Pescara. Quello che noi abbiamo sempre fortemente contestato è che l'amministrazione Masci abbia scelto deliberatamente e arbitrariamente di accompagnare a questo disagio che i cittadini avranno nel liberare con largo anticipo i loculi anche, diciamo, la beffa e il danno di doversi accollare il 50% delle spese necessarie e trovare una soluzione alternativa. Noi ci eravamo messi a disposizione dei cittadini per raccogliere queste segnalazioni e per coordinare eventualmente anche la nascita di un comitato che sia appunto puntualmente formato e che nelle settimane scorse ha depositato appunto un documento nel quale chiede alla giunta Masci di tornare sulla propria decisione di accollare appunto loro queste spese. 517 euro sono solo la prima spesa, toccherà poi decidere come sistemare caso per caso. E poi ci sono anche le situazioni più dolorose, quelle di chi per esempio non ha più un erede. Nel caso specifico, una persona anziana come mia mamma, che per 50 anni è andata al cimitero ed era la sua vita, ritrovarsi di punto in bianco sfrattata. Quindi scusate, insomma, l'emozione a solo pensarci. E poi, e questo in termini, diciamo così, psicologici. Poi anche in termini economici, oltre il danno anche la beffa. Lo Stato ha permesso, ci ha dato una concessione, ha dei patti, le cose sono cambiate in modo unilaterale e in più dobbiamo pagare.